Preziosissimo successo in ottica classifica per la Men's Scuola Basket Arezzo, che si vendica dell'eliminazione nella semifinale di Coppa di poche settimane fa, vincendo in trasferta contro la Cantini Lorano Legnaia Firenze. Ad inizio gara preme sull'acceleratore la Legnaia, sul 14-3 coach Evangelisti è costretto ad un time out che interrompe il momento positivo dei fiorentini, e così punto su punto la Men ricuce lo strappo, portandosi per la prima volta in vantaggio sul 18-17 dopo due tiri liberi di Rossi. Il quarto si chiude con la Cantini Lorano avanti di un punto. L'equilibrio prova ad essere spezzato nuovamente dai padroni di casa, che a metà del secondo parziale riprendono 10 lunghezze di vantaggio 35-25. Arezzo al momento di sbandamento, ma una tripla di Fornara prima dell'intervallo manda le squadre negli spogliatoi sul 42-36. Al rientro in campo Legnaia mantiene qualche lunghezza di vantaggio, poi il recupero Amaranto finalizzato da Vasilovinovic, e sulla terza sirena i fiorentini sono avanti di una lunghezza di 55-54. Finale si preannuncia molto combattuto. L'Amen ha il grande merito di ribattere canestro su canestro agli avversari, salendo di tono nella fase difensiva. Quando Pelucchi e Castelli segnano due triple consecutive, l'inerzia della gara passa nelle mani dei ragazzi di coach Evangelisti. In difesa la SBA blocca le soluzioni della Legnaia, portandosi sul più 8 73-65 con meno due minuti da giocare. L'Amen infine porta a casa un successo che vale tanto non solo per la classifica, ma anche per il morale in vista delle prossime sfide di campionato. Sabato scontro diretto in chiave playoff al Palaestra, con l'Amen che dopo due trasferte consecutive ritorna davanti al pubblico amico, ospitando alle 19 il Quarrata.